alla nostra Diana Wichel, che è l'autrice di questo libro Viaggio a Treblinka. Dicevamo prima che è importante non perdere la memoria, e questa sera avremo modo di capire forse ancora meglio certi orrori per le cause e insomma evitare a tutti i costi di ripeterle. E buonasera alla traduttrice Ilaria Mazzaferro, che è qui con noi e che quindi ci aiuterà anche a capire e a tradurre quello che dice Diana un po' per tutti, e soprattutto grazie a Gennaro Avano che ha permesso, ha coordinato questa serata. E buonasera a tutti i soci, e comunque passo la parola a Gennaro che meglio ci potrà illustrare insomma sia il libro che anche un po' farci conoscere un po' meglio Diana e, insomma, e la sua storia. Grazie Gennaro. Grazie Presidente, e saluto tutti, diciamo, gli amici che sono presenti questa sera. E in realtà io sarò breve, perché cedo subito la parola agli autori che presenti sono insomma, quelli deputati a rappresentare l'opera. Della quale insomma io ho parlato qualche settimana fa diciamo, in un articolo sul quotidiano Napoli, una testata con la quale collaboro da diversi anni. Sono quindi onorato di promuovere come associazione Italia-Israele questo bellissimo libro di Diana Wichel, che ho voluto diciamo, recensire sul quotidiano Napoli. Sono felice di poterlo condividere con questo affiatato gruppo associativo del Lodo di Fermo, cui sono già molto affezionato per la sensibilità, l'affetto che da subito mi hanno manifestato accogliendomi. Questa sera quindi non sarò io il relatore, perché un'opera d'arte parla da sé, e se ci sono i creatori dell'opera è bene che siano loro a parlare. Solo naturalmente voglio esprimere il mio vivo piacere per avere questa sera l'autrice del volume che c'è ora, insomma, di questa presenza, e che magari in tempi migliori ci piacerà conoscere di persona per manifestarle il calore di cui siamo capaci. Diana Wichel è autrice di un testo che mi ha subito coinvolto, perché tratta il tema, quello tragico, della Shoah, però da un punto di vista particolare, a cui io come Anusim non potevo non essere sensibile. Mi presento però in primis Ilaria Mazzaferro, traduttrice del libro, la cui opera mi è stata sottoposta dall'amica Stella Sacchini, che credo sia presente o che comunque entrerà a breve diciamo, in questo nostro incontro. Stella Sacchini, che mi ha presentato Ilaria, è la rappresentante di un'altra vivace realtà associativa del territorio, l'associazione Bookmark, un'associazione diciamo, che ha portato nella nostra provincia niente meno che un festival internazionale dei libri tradotti, insomma, che con il mio personale vanto ricordo di avere subito voluto come evento a Montefiore dell'Aso quando ne ero amministratore. E con l'occasione quindi presente e sottopongo diciamo, a questo nostro vivace club romano anche questa realtà con la quale auspico una collaborazione. Di Ilaria, a cui cedo immediatamente la parola e l'onere di presentare l'autrice, dico solo che il suo eccellente lavoro di traduzione, un testo narrativo, è niente meno che il primo lavoro di questo genere, perché lei è, se non sbaglio, traduttrice di opere medico-scientifiche. Quindi pertanto beneficiamo anche di questo altro onore, cioè quello di essere tra i primi a presentare questo suo riuscito lavoro. Quindi ringrazio tutti e cedo la parola a Ilaria Mazzaferro. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio Gennaro Avano per avere preso a cuore questo libro, questa storia che andremo a conoscere dalle parole dell'autrice stessa, vista la sua presenza. Ringrazio la Tre di Fermo per l'accoglienza. E io a mia volta lascerei la parola all'autrice, perché chi meglio di lei può raccontarci e introdurci a questa storia.
So Diana, welcome to Fermo, even if from a distance, but as Gennaro and Margherita just told, we look forward to having you here in the future as soon as it will be possible, as we, because you know. And I think that we are very honored to have you here with us, and I would like you to introduce your story, because there is nobody better than you that who can do that, so. Thank you. Yes, I have a little introduction here. So, kia ora, buonasera, greetings from Aotearoa, New Zealand. It's wonderful to be here to speak about my family memoir, Viaggio a Treblinka. I'm getting used to saying it in Italian. Thank you to the amazing people in Italy who have made it happen. Translator Ilaria Mazzaferro, Alain Grenard for the beautiful preface, and to publisher Lorenzo Battaglia of Battaglia Edizioni. Special thanks to Gennaro Avano, Rotary Club Fermo, and the Italy-Israel Federation for inviting me here. My book is A Daughter's Quest to Find Her Lost Father. I grew up in Vancouver, Canada. My father, Benjamin Wichtel, whoops, I've just lost my page now. hang on. If you want, I can, che è il frutto del lavoro, insomma, di diverse persone che hanno creduto in questa storia, fra cui la sottoscritta, insomma, che l'ha tradotto, ma l'ha anche proposto all'editore, Battaglia Edizioni, che ha accolto appunto questa storia con molto entusiasmo, e quindi è sua il coraggio di aver accettato, insomma, questa storia, che poi ecco, andremo a conoscere. E quindi un ringraziamento speciale a Gennaro Avano e a Rotary Club di Fermo e alla Federazione Italia Israele che hanno accolto questa presentazione. If you want, you can go ahead, Diana. So the book is A Daughter's Quest to Find Her Lost Father. I grew up in Vancouver, Canada. My father, Benjamin Richtolf, was from a big Jewish family from Warsaw. My mother, Patricia, was a New Zealander, a Kiwi girl, 10 years younger than my father, on her travels when she went to work for my father in his textiles business. Within a year, she was pregnant and they were married. My father had lost everything in the war. He wasn't messing around. Il libro è la ricerca di una figlia che si mette alla ricerca appunto del padre perduto. Diana è cresciuta a Vancouver, Il padre, Benjamin Mitchell, era originario di una grande e di una numerosa famiglia ebrea di Varsavia. E la madre di Diana, Patricia, veniva dalla Nuova Zelanda e aveva 10 anni in meno del padre. Era in viaggio, si trovava in Canada perché era in viaggio, e mentre si trovava a Vancouver in quel periodo, insomma, è andata a lavorare per il padre di Diana, che era nel settore dei tessili, insomma. Vendeva stoffe e anche una sartoria, e nell'arco di un anno era in attesa della prima figlia e si sposarono. E quindi dice Diana, mio padre aveva perso tutto nella guerra, e quindi durante la guerra, quindi non voleva certo perdere tempo, insomma. My father always had a photograph of his mother beside his bed. I don't remember when, but at some point I asked who she was, and where was she? And I was told that she and all the other members of my father's family who were in Poland died in the war. I don't remember when I first knew that he jumped from a train bound for the extermination camp Treblinka. I didn't know that name then. He waited to be shot and then took off into the forest. I do remember asking questions that must have caused him a lot of pain. How could you leave your mother on the train? My mother would shut the conversations down. Don't upset your father. He was always a bit of a mystery to me. I had two names for him when I was very small. Daddy Angel Face was the father who'd come home from work, from his tailor shop, with treats and play the guitar for sing-alongs, or the piano. Daddy Madface was the one who would erupt into terrible rages I could never understand.
I knew very little about his life before Canada. When I was 13, things were getting very difficult in our family. My father was very ill, though I didn't know and didn't understand. My mother's big Catholic family staged what I later understood was a rescue mission, and my mother brought me, my sister, and my brother home to New Zealand. Okay. Diana ricorda che da piccolina vedeva la foto della nonna sul comodino del padre e un giorno chiese chi fosse quella donna e fu così che scoprì che la numerosa famiglia del padre era stata sterminata dai nazisti. Così come Diana non ricorda esattamente qual è il momento in cui per la prima volta ha saputo che il padre era saltato da un treno che era diretto a Treblinka e quindi saltò da questo treno, rimase lì in attesa che i soldati sparassero, questo non successe, si salvò, riuscì ad avere salva la vita e fuggì nella foresta. E Diana ricorda da piccolina di quando faceva domanda al papà, che sicuramente, pur non essendo lei consapevole, l'avranno sicuramente fatto soffrire, come ad esempio come hai potuto lasciare tua madre sul treno e fuggire. E quindi la mamma di Diana a quel punto interveniva e diceva non date fastidio, lasciate in pace vostro padre per evitare di prendere certi discorsi. E quindi Diana cresce con questa figura un po' misteriosa, diciamo, del padre, perché nota una sorta di doppia personalità, tanto che Diana dà dei nomignoli al padre, papà faccia d'angelo, che era il padre che tornava a casa dal lavoro dopo essere stato in negozio e quindi portava dei dolcetti, suonava la chitarra, accompagnava le figlie al piano, le figlie cantavano e lui suonava il piano, e invece il papà, faccia cattiva, che era quello che d'improvviso aveva degli scatti di rabbia incomprensibili per i figli. So we arrived on a beach in Auckland, New Zealand. Sorry, excuse me, Diana, I skipped a part, of your previous account, sorry. E quindi sapeva molto poco Diana del padre, non riusciva ad afferrare questa personalità, ma quando Diana aveva 13 anni le cose si misero molto male, arrivarono a un punto di rottura e il padre era malato, e anche se i figli non riuscivano proprio a comprendere pienamente l'entità, la portata della situazione. Però la numerosa famiglia cattolica della madre, che appunto era in Nuova Zelanda, organizzò una missione di salvataggio e praticamente la mamma di Diana prese i figli, erano tre figli, Diana, la sorella e il fratellino più piccolo, e tornò in Nuova Zelanda, tornarono insieme in Nuova Zelanda. Il padre avrebbe dovuto seguirli, ma questo non successe. So you can go ahead. Yes, as I said, we suddenly landed up on a beach in Auckland, New Zealand, and to me that was like landing in Mars, really. It was such a difference, such a break with the past. My father was meant to follow, but I never saw him again. Then in 1970, there was a phone call from his one remaining brother, who had left before the war and lived in New York. My father was dead. I was 19. My mother was in Japan with the man who would become my stepfather. My sister and I were alone in New Zealand. There was no death notice for him, no cards, no flowers, no funeral. In this way, his death was like that of his family in Poland. He was erased. The door to the past, when we were a family, slammed shut. Sometimes I would try to open it, try to find out what had happened. But my mother had thrown away any papers, any letters. It was all too painful for her. E appunto, quindi per Diana, sua sorella, il fratello e la mamma, trovarsi in Nuova Zelanda fu una sorta di shock culturale, fu come atterrare su Marte. Era un paesaggio che non riconoscevano, insomma, e quindi iniziano questa vita.
in questo nuovo paese, finché nel 1970 ricevono una telefonata da uno dei fratelli ancora in vita del padre, che abitava a New York, e questo zio aveva chiamato il telefono per comunicare loro che il padre era morto. Diana aveva 12 anni, la madre a quel punto era in Giappone con il nuovo compagno, e Diana riceve la sua telefonata, si trova insomma da sola insieme alla sorella quando riceve questa telefonata. Quindi si trovano a vivere un lutto in realtà inesistente, non ci furono condoglianze, non ci furono fiori, non ci fu un funerale, e in questo senso la morte del padre è stata come la morte della famiglia sterminata dai nazisti, non aveva lasciato traccia, era stata una vita cancellata. E quindi l'unica cosa che riesce a fare Diana davanti a tanto dolore è chiudere la porta sul passato. A volte provava a riaprirla per scoprire, per cercare di capire che cosa fosse successo, ma questa ricerca era resa ancora più difficile dal fatto che la madre aveva gettato via tutti i documenti, tutte le lettere per il troppo dolore. You can go ahead, Diana. Thank you. So one thing I learned on this journey was that the past won't stay put. So what was behind that closed door kept demanding to be looked at. In my work as a journalist, I began writing a little bit about our family story. In 2010, my partner had a chance to go to Poland as part of his studies while he was doing a fellowship at Cambridge University. I didn't want to go. Poland seemed like a graveyard to me. But we went. We visited Auschwitz. I began to look for traces of my family. I understood I had roots in Poland, too. Still, my searches for my father always seemed to lead nowhere. One day, my daughter and my niece got sick of my complaints about not even being able to find my father's death certificate. "You can't not know where your father is buried," they said. "It's not normal." I realized this was their history, too. They were entitled to know the story. So when a New Zealand publisher, Our Press, asked me if I wanted to do a book about my father's story, I could only say yes. E quindi, se c'è una cosa che Diana ha imparato in questo viaggio che poi ha intrapreso, è che il passato spinge sempre dietro quella porta, non riesce a stare fermo, diciamo così. E quindi ha iniziato, essendo Diana una giornalista, ha scritto nel corso degli anni qualche articolo sul passato della sua famiglia. Poi nel 2010 il suo compagno ha avuto la possibilità di andare in Polonia per motivi di ricerca, di studio, e tramite una borsa di studio della Cambridge University. Diana non voleva andare perché per lei la Polonia era un cimitero a cielo aperto, ma alla fine andarono e sono andati ad Auschwitz e hanno iniziato a cercare le tracce, Diana ha cercato a cercare le tracce della sua famiglia e quindi ha capito di avere delle radici in Polonia. Però al tempo stesso non riusciva comunque a trovare niente di realmente tangibile per ricostruire la storia del padre, e c'era una reale difficoltà nel reperimento dei documenti. Però un giorno sua figlia e sua nipote arrivavano un po' a un punto di saturazione nel sentirla sempre dire "ma non riesco a trovare nulla", insomma di sentirla, ecco, questo suo lamento, diciamo così, per il fatto di non riuscire a trovare il certificato di morte del padre. Ma loro dissero non è possibile che tu non sai dove è seppellito tuo padre, non è normale, devi fare qualcosa. E è a quel punto che Diana si è resa conto che quella era la storia, non era solo la sua storia, ma anche la storia della figlia, dei nipoti, delle generazioni successive. E quindi avevano il diritto di conoscere questa storia. Finché appunto un editore, una casa editrice della Nuova Zelanda, Awa Press, ha chiesto a Diana se per caso volesse scrivere un libro sulla storia del padre. A quel punto Diana non poteva dire più no. So the book became an obsessive quest to find out what happened to my father in Poland during the war, then after our family broke up in Canada in 1964, how he came to lose everything twice.
We traveled to Canada, to Germany, to visit my few cousins on that side of the family in New York and Pennsylvania. We went back to Poland. One crazy day, we drove to Treblinka. I still didn't know what happened to Dad in Canada after we left. My brother-in-law was a lawyer. He did some research. "Try these archives in Ontario," he said. I expected maybe a few file cards. One day, a 158-page file from a psychiatric institution in Ontario arrived in the mail. It told the story of my father's last 3 years in Canada. It was devastating. My father was found. E quindi a quel punto, quando Diana si è impegnata a scrivere un libro sulla sua, nei confronti dell'editore, ha preso questo impegno, la ricerca a quel punto è diventata una ricerca ossessiva per scoprire che cosa fosse successo al padre in Polonia durante la guerra e dopo che la famiglia si è divisa per tornare in Nuova Zelanda nel 1900. Quando la famiglia si è divisa nel 1964, e quindi come è potuto succedere che il padre perdesse tutto quanto per due volte. E quindi Diana ha viaggiato parecchio in diversi continenti, è tornata in Canada, è andata in Germania, è andata a trovare i suoi cugini che vivevano a New York, in Pennsylvania. E sono andati in Polonia, come abbiamo detto più volte, e in una giornata folle, come racconta nel libro, sono andati a Treblinka. Però in tutto ciò non riusciva ancora Diana a sapere, non sapeva ancora che cosa fosse successo al padre in Canada dopo che lei con i fratelli e la mamma era tornata in Nuova Zelanda. E quindi a dare una traccia significativa fu il cognato, che era un avvocato, aveva fatto qualche ricerca di nascosto e aveva detto a Diana: prova a consultare gli archivi dell'Ontario. E quindi Diana segue il suo consiglio, si aspettava di ricevere qualche scheda, insomma qualche documento sparso, in realtà riceve un fascicolo di 158 pagine di un istituto psichiatrico, e riceve questo fascicolo per posta, e in quel fascicolo lei trova i documenti che le permettono di ricostruire gli ultimi 3 anni della vita del padre. È stata una lettura devastante, però in quel modo lei è riuscita a trovare il padre. That's my bit finished. Yes. e questa insomma è la storia che Diana narra insomma nel suo libro. I'm going now to close and at my part and then appunto è un libro che si concentra sulla storia del padre, ma anche una riflessione molto profonda su quello che è successo nelle generazioni successive, sui traumi, sugli echi della Shoah, sulle generazioni successive, non solo sulla seconda, ma anche su quelli che oggi sono i nipoti e bisnipoti di questo Benjamin, di Benjamin Witcher. E quindi anche come cambia, può cambiare la prospettiva e la concezione, il modo di guardare, di concepire, di ricordare la Shoah per le generazioni successive dei sopravvissuti, perché per Diana ricordare il padre, ripensare alla storia del padre è un immenso dolore. Per i nipoti il nonno, il bisnonno è un eroe, perché è saltato dal treno diretto a Treblinka, che era un campo di sterminio, da lì quasi nessuno è uscito, praticamente nessuno è uscito vivo, e quindi avere salvato la vita in quel modo, saltare dal treno e sopravvivere nella foresta per 3 anni, rifugiandosi in dei bunker sotterranei per le generazioni più giovani, diciamo, è una storia completamente interpretata in modo completamente in chiave diversa. E quindi era questo che personalmente mi aveva colpito di questo libro, perché era
ovviamente è una storia profonda, ma molto sfaccettata, perché tra l'altro Diana appunto ha viaggiato moltissimo e questo fatto di essere nata in Canada e poi essere andata a vivere in Nuova Zelanda le permette una visione molto ampia del mondo e una capacità di osservare la realtà contemporanea anche europea in modo molto approfondito, forse anche grazie al suo lavoro di giornalista, insomma. Quindi ci restituisce un quadro, una visione molto ampia che va molto al di là di quello che insomma, è la, tra virgolette, la semplice storia della sua famiglia. E quello che a maggior ragione per dare il nome di voce italiana, ci piacerebbe leggervi un brano che poi seguirà nelle pagine successive. Quindi, vista la possibilità di avere l'attrice, ci piacerebbe leggerlo in inglese e poi in italiano, in modo da sentire entrambe le voci. So Diana, would you like to read the prologue of the book in English and then I will follow you in Italian? 1,450 grams. I know the weight of my father's brain. 51 ounces, normal for a male. 360 grams. Average size and shape. Ventricles, normal, contracted. Mild to moderate narrowing of the coronary vessels. I know the pathology of a broken heart. Weight 165 pounds. Height 65 inches. 165.1 centimeters. Was he really only 5'5", or had he grown smaller and smaller on his way to disappearing entirely? Under a heading, External Marks of Violence, is listed ecchymosis on his face. Ecchymosis, a discoloration of the skin resulting from bleeding underneath, typically caused by bruising. Perhaps he'd fallen, or maybe, not for the first time, someone had punched him in the face. The diagnosis of his madness is psychosis caused by arterial sclerosis. He has gallstones. He has emphysema. Cause of death? Acute bronchopneumonia, ecchymosis of right face and eye. After our mother's big Catholic family spirited her home to New Zealand from Canada with her three children, transported like a clutch of junior convicts, my father wrote increasingly strange letters from Vancouver and from an address in Montreal. Then our mother heard nothing more. That's what we children were told. Many years later, I began to send letters, emails, and begging requests to Canada. Nothing. My brother, living on Prince Edward Island, tries too. All we get are dreary bureaucratic fugues on the same theme. We regret to inform you that there is no sign your father ever existed. I give up, shut the door on the black hole of my family's crazy past, into which everything vanishes. I catch myself doubting that the life we lived in Canada ever really happened. Memory can be a trap. Life wants to go on. But it's always there, this loss, this mystery that shattered the remains of the Jewish branch of our family, and sometimes still threatens to split asunder what is left of us. For years, fragments of a once large Warsaw family have floated free, untethered from each other and from our history. The threads that hold us have tugged occasionally. Cousins have made contact, or we have, comparing notes, putting together what we can of a puzzle composed mostly of missing pieces. One day I talked to my daughter and my niece about the frustration of the search that always leads nowhere. How can you not know where your father is buried? It's absurd, they say. Unacceptable. I've become so habituated to this narrative of gaps and absences that it's almost become normal. Mum, it's not normal. Early in 2015, I interviewed Daniel Mendelsohn, the American classicist, critic, and author of The Lost, about his family's Holocaust past. I take the opportunity to get some advice about my own search. You just have to open the door, he says. Insert yourself into the stream of history. You'll be amazed what happens. Open the door to the past for good, knowing there's no closing it again. My brother-in-law, a lawyer, possibly sick of all the kvetching about fruitless quests, does some research on the quiet and offers a lead. Without much hope, I email off my father's details, my birth certificate, and the fee for $5 Canadian.
I realized how many chances I've missed to find out what happened. You miss what you need to miss. For all the obsessing, there's always been a battle between knowing and the thing that might in the end be more bearable, not knowing. You hold on to the narrative you have. My father was meant to come and join us in New Zealand, but he didn't. He wrote for a while and then he didn't. Nothing could have been done. End of story. Each time you send off for information about our sort of family, you light a fuse and stand clear. The more I find out, the more it dawns on me that all this information, so resistant to being assimilated, will have to be shared with my family. No more secrets and silences. My grandchildren, so safe and trusting in their sunny Kiwi life, will one day know what can happen to a human soul. They may ask how this could have happened, been allowed to happen. How did we let it happen? I think, what have I done? I will now go ahead with the Okay, questa è la versione italiana. 1450 grammi. So quanto pesa il cervello di mio padre. Nella norma per un maschio. 360 grammi. Forma e dimensioni nella media. Ventricoli, nella norma, contratti. Restringimento coronarico da lieve a moderato. Conosco la patologia di un cuore infarto. Peso 75 kg. Altezza 165,1 cm. Possibile che fosse stato sempre così basso, oppure era diventato via via più minuto man mano che si apprestava a scomparire del tutto. La voce, segni esterni di violenza, riporta ecchimosi al volto. Ecchimosi, alterazione del colore della pelle dovuta a sanguinamento nei tessuti, in genere causata da contusioni. Forse era caduto, o forse, e non sarebbe stata la prima volta, qualcuno gli aveva dato un pugno in faccia. La diagnosi della sua pazzia è psicosi causata da arteriosclerosi. Presenza di calcoli, presenza di enfisema, causa del decesso. 1. Broncopolmonite acuta. 2. Ecchimosi al lato destro del volto e all'occhio destro. Dopo che nostra madre, spinta dalla sua numerosa famiglia cattolica, aveva lasciato il Canada ed era tornata a vivere in Nuova Zelanda con i suoi tre figli al seguito, trasportati come un manipolo di piccoli prigionieri, mio padre scrisse lettere sempre più strane da Vancouver e da un indirizzo di Montreal. Poi nostra madre non ebbe più notizie. Questo è quello che fu detto ai miei figli. Molti anni dopo inizio a spedire lettere, email e richieste imploranti verso indirizzi canadesi. Niente. Anche mio fratello, che vive sull'isola del Principe Edoardo, fa qualche tentativo. Tutto quello che riceviamo sono monotone variazioni burocratiche sullo stesso tema. Ci rincresce informarla che non siamo riusciti a trovare alcuna traccia dell'esistenza di suo padre. Mi arrendo. Chiudo la porta sul buco nero del folle passato della mia famiglia, che inghiotte tutto. Mi sorprendo a dubitare dell'esistenza di un tempo in cui vivevamo tutti insieme in Canada. La memoria può essere una trappola, la vita vuole andare avanti. Ma è sempre lì, quella perdita, quel mistero che ha mandato in frantumi i resti del ramo ebraico della nostra famiglia e a volte ancora minaccia di distruggere ciò che resta di noi. Per anni, i frammenti di quella che un tempo era una numerosa famiglia di Varsavia sono andati alla deriva, slegati l'uno dall'altro e dalla nostra storia. I fili che ci uniscono di tanto in tanto ci hanno dato qualche strattone. Siamo stati contattati dai cugini oppure siamo stati noi a contattare loro. Abbiamo confrontato le informazioni che avevamo, abbiamo messo insieme quello che potevamo di un puzzle composto per lo più da pezzi mancanti. Un giorno mi ritrovo a parlare con mia figlia e mia nipote della frustrazione di quella ricerca che non porta mai da nessuna parte. Come fai a non sapere dove è seppellito tuo padre? È assurdo, dicono, inaccettabile. Quella narrazione di vuote assenze mi è entrata ormai talmente sotto pelle da diventare quasi normale. Mamma, non è normale. All'inizio del 2015 intervisto Daniel Mendelsohn, classicista, critico e scrittore americano, autore degli Scomparsi, un libro in cui narra la storia di alcuni membri della sua famiglia vittime dell'Olocausto. Colgo l'occasione per ricevere qualche consiglio sulla mia ricerca. Deve soltanto aprire la porta, mi dice, immettersi nel flusso della storia e si stupirà di quello che può succedere. Deve aprire la porta sul passato una volta per tutte, sapendo che non potrà mai più richiuderla. Mio cognato, un avvocato, probabilmente stufo di tutto il piagnucolio per quei tentativi a vuoto, fa qualche ricerca di nascosto e offre una pista. Senza grandi speranze, invio un'email con i dati personali di mio padre, il mio certificato di nascita e un tributo di $5 canadesi. Mi rendo conto di quante opportunità ho perso di scoprire cosa è accaduto. Si perde ciò che si ha bisogno di perdere. Per tutto il tempo di quell'ossessione c'era sempre stata una lotta tra il sapere e quello che in fin dei conti potrebbe essere più sopportabile, il non sapere.
ci si aggrappa alla narrazione che sia sotto gli occhi. Mio padre avrebbe dovuto raggiungerci in Nuova Zelanda e non l'ha fatto. Per un po' ha scritto e poi ha smesso. Non c'era niente che si potesse fare. Fine della storia. Inviare richieste di informazioni su una famiglia come la nostra equivale ogni volta ad accendere una miccia e andare a mettersi al riparo. Quante più cose scopro, più mi è chiaro che tutte quelle informazioni, particolarmente difficili da assimilare, dovranno essere condivise con la mia famiglia. Niente più segreti né silenzi. I figli dei miei figli, totalmente al sicuro e fiduciosi nella vita che conducono nel paese dei Kiwi, un giorno sapranno che cosa può succedere all'animo umano. Forse mi chiederanno come è stato possibile permettere che succedesse, come abbiamo potuto lasciare che andasse così, penso, che cosa ho fatto. Volevo fare una domanda a Diana. Come già, visto che abbiamo appena letto la versione inglese e la versione tradotta, e visto che è stato un viaggio che un po' abbiamo fatto insieme, condividendo tutto il tempo della traduzione, insomma, sentendoci, è nata un bellissimo rapporto, potremmo chiamarlo una bellissima amicizia, una bellissima condivisione, e perché poi dietro alla traduzione c'è questo, se non costruiamo questi ponti, non gettiamo ponti umani, non, rimane tutto sterile. E quindi volevo chiedere a Diana cosa pensi, che impressioni, quali sono le sue sensazioni all'idea di avere la sua storia tradotta in italiano, avere suo padre in un certo senso qui in Italia con noi. Diana, now that we read the English and the Italian version of the story, of the prologue at least, what are your feelings about having your story translated, your father's story translated into Italian? Well, how do you feel about it, knowing that your father is, and you and your father are with us in a way in Italy now? Well, it's just been the most amazing thing to happen. I mean, very early on, after the book first came out, excuse me, I'm choking up here. I heard from lots of people, and it was very comforting. There's no closure to be had in a story like this, but it was very comforting that people had read my father's story, shed tears for him. And then I got a message from someone called Ilaria saying she had found my book and had fallen in love with my father's eyes and wanted to translate the story. Well, it's been the most amazing thing to happen. As she mentioned to me, it brings the story back to Europe where these terrible events happened and where his life began and nearly ended. So it's just been an absolute thrill. I love hearing the words spoken in Italian. Ilaria has done the most amazing job, and she has shown a sensitivity and empathy that I could never have believed possible. So for me, it's been a wonderful, wonderful thing. I just wish I could be there in person as we originally planned, but one day I hope that will be the case. Yeah. And thank you all for being interested in my father's story. Grazie mille. Dalla pubblicazione del libro, Diana ha ricevuto diversi messaggi di persone che avevano incrociato la sua storia attraverso le sue pagine, e quindi questo dimostra che in una storia del genere non c'è una chiusura, è una storia che va avanti. E finché poi, poco dopo l'uscita del suo libro, ha ricevuto il mio messaggio in cui le dicevo che appunto avevo trovato il suo libro navigando in internet. Ero rimasta molto colpita dallo sguardo nella copertina dell'edizione originale che riporta una foto del padre, adesso ve la mostro. E questa è la versione originale, questa è Benjamin. E quindi da lì è iniziato appunto in questo modo ci siamo conosciuti, insomma, e quindi è stata un'esperienza per lei favolosa, perché non avrebbe mai immaginato che con la traduzione la storia di suo padre sarebbe potuta tornare, e suo padre sarebbero potuti tornare in Europa
dove la vita di Benjamin è iniziata ed è quasi finita. E quindi ecco, avere questo rapporto empatico con la traduttrice è stata un'esperienza che non avrebbe mai immaginato. E quindi è molto felice di sapere che vi ringrazia per l'interesse nella sua storia, dimostrato con la vostra presenza qui. E nella speranza di un giorno di vederci di persona e conoscerci di persona. E adesso Se qualcuno vuole fare qualche domanda all'autrice, ecco, è stata una bella occasione. see if there are any questions for you. Ecco, sì, se qualcuno insomma vuole fare qualche domanda, è una storia veramente insomma forte, ecco, Una domanda, se permettete, la desideravo subito farla io. Diana, you then discovered the link with the Jewish culture, the bond that broke, non so. Sorry, it's a bit, I couldn't quite hear. Sorry. Vuoi che Sì, vabbè, perché forse come non sono proprio chiarissima vuoi, la visione. So, did you discover the bond you had with the Jewish culture? Ah, yes, very good question. Yes, it wasn't your English, it was my hearing. Yes, well, when we came to New Zealand, it's so far from those events. There was, and sometimes is, very little understanding. And I knew very few, it's a small community, Jewish community here. I knew very few people. And we were brought up in a very secular home. My mother was a lapsed Catholic, and my father was an atheist. So, aside from the odd bar mitzvah, my cousin's bar mitzvah, something like that, we had very little contact. But part of my journey in doing the book was that I joined a second generation group in Auckland, a group of children of Holocaust survivors, and began to reconnect with my Jewish heritage. And it has become increasingly important to me over the years. In the last, I'm gradually adding to it. In the last couple of years, we have Christmas trees, Santa Claus, but for the last couple of years, we've also lit Hanukkah candles, and I'm teaching my children and grandchildren a little bit about that heritage. So even though my father was not interested in the religious side of Jewish life, and I'm not particularly religious myself, the cultural heritage, the idea that I can mirror the actions of those ancestors I never got a chance to know, my great grandmother, my grandmother, my aunts, uncles, and cousins, has become very important to me. Sì, allora, in Nuova Zelanda sono cresciuti, allora c'è una piccola comunità ebraica con la quale piano piano è entrata in contatto, perché in realtà in Canada è cresciuta in una famiglia molto laica, il padre era ateo, la mamma cattolica, però appunto arrivata in Nuova Zelanda si è unita a un gruppo di seconda generazione e soprattutto negli ultimi 2 anni ad esempio per il Natale. Ovviamente festeggiano con l'albero di Natale, Babbo Natale, eccetera, però accendono anche le candele dell'Hanukkah e insomma seguono un rituale ebraico. E quindi anche se il papà non era, cioè insomma era ateo praticamente, e lei stessa non è molto religiosa, però la ritualità ebraica le permette di riconnettersi, di entrare in contatto con la sua famiglia che è stata sterminata dai nazisti, e quindi sta tramandando questi rituali, insomma, ai figli e ai nipoti, perché è un modo per stare con loro, per stare con la famiglia che ha perso, la famiglia d'origine, insomma. Grazie. Bene, ci sono altre domande che vogliamo fare?
Diana, che speriamo di poter conoscere di persona appena possibile. Buonasera a tutti. Insomma, da traduttrice a traduttrice mi piacerebbe chiedere una cosa a Ilaria, che insomma ha sposato la causa di questo libro dall'inizio, perché insomma i traduttori in questo caso sono insomma, fanno un lavoro anche importante a livello di scoperta di autori, libri da, insomma, da portare in Italia, quindi tradurre nella nostra lingua. Per cui, quali sono stati gli aspetti di questo libro che ti hanno più colpita? Per quale motivo hai pensato che un pubblico italiano insomma, potesse essere interessato e dovesse conoscere questa storia? E quali sono stati gli aspetti dal punto di vista della traduzione che più ti hanno messo in difficoltà? E se li hai risolti da sola o se, avendo appunto l'autrice così insomma, a disposizione, hai, insomma, ti sei confrontata con lei, hai avuto modo di, insomma, di parlarne con lei, una bellissima cosa. Certo. L'autrice è presente, è disponibile, insomma, si può così confrontare, è un grande percorso per entrambe, un arricchimento. Mi piaceva conoscere questi aspetti del tuo lavoro, Ilaria. Ok, grazie. Traduco un attimo per Diana. Stella Sacchini asked me about the translation work that was behind the scenes, a little in a way. Why I did find your book interesting for an Italian audience, and what were the difficulties I found during the translation process, linguistically, from a linguistic point of view, let's say, and how we did we solve them, and of course I will then translate the answer for you. allora, per il, diciamo, come dal punto di vista dei contenuti, ho pensato che potesse funzionare per un pubblico italiano questa storia, ovviamente perché per noi, allora, innanzitutto mi ha colpito una cosa, che questa storia veniva dalla Nuova Zelanda, era una storia però in realtà molto vicina, più vicina a noi che alla Nuova Zelanda, e questo mi aveva incuriosito. Tanto è vero che c'è poi anche un discorso di diversa percezione della Shoah in Nuova Zelanda rispetto a come noi possiamo leggere, no? Di questa storia sicuramente la leggiamo in modo un po' diverso, perché noi non direttamente, ma i nostri nonni l'hanno vissuta direttamente, mentre per la Nuova Zelanda è una dimensione molto lontana. Tanto è vero che anche questo si è tradotto poi anche nell'adattamento degli apparati fotografici nella edizione italiana, perché mentre nell'edizione originale c'erano delle foto che noi abbiamo molto presenti nell'immaginario, perché sono le foto del ghetto di Varsavia che vediamo fin dagli anni nei libri di testo di storia, negli anni di scuola, per gli abitanti, magari per chi viene dalla Nuova Zelanda, sono immagini meno presenti. E quindi ecco, sicuramente era una storia interessante per il pubblico italiano per il contesto storico, ma poi leggendo la storia, cioè leggendo tutto il libro, mi sono resa conto che c'era molto di più di un racconto familiare, di una ricerca di un padre. C'era uno sguardo sulla contemporaneità, c'era appunto un viaggio nelle varie generazioni, nelle generazioni successive, che non è soltanto la seconda generazione, ormai parliamo di terza, addirittura quarta. C'era c'è anche il viaggio letterario in un certo senso di Diana, perché sono numerosissime le opere citate che l'hanno accompagnata in questa ricerca graduale, perché è vero che lei a un certo punto mette le mani su un fascicolo che viene dagli archivi del Canada, però c'è tutto un percorso personale di avvicinamento graduale e tutto legato, insomma, alla sua storia personale, gli anni 60, gli anni 70, insomma, il contesto storico degli anni 70 in Nuova Zelanda e la sua formazione personale, i suoi studi, il suo scontrarsi
con professori, insomma, professori in qualsiasi ambito, con persone che ogni volta che lei provava ad accennare alla sua storia non riusciva mai ad andare avanti perché c'era una chiusura totale, nessuno ascoltava, ma probabilmente nessuno riusciva neanche a rendersi conto in Nuova Zelanda di quello che poteva essere questo bagaglio. E poi ecco questa sua visione molto ampia, il fatto che lei abbia viaggiato, vissuto Canada, Nuova Zelanda, ha viaggiato tantissimo, questo ovviamente arricchisce tantissimo la storia, quindi a maggior ragione mi ero ripromessa che in qualche modo volevo questa storia in Italia, e poi per fortuna un piccolo e giovane editore ha accettato subito questa storia con entusiasmo, perché è una scrittura tra l'altro di alta qualità, oltre alla bellezza della storia, è una scrittura molto particolare, è uno stile che uno scrittore, Andrea Donaera, ha definito crudele, perché c'è molta ironia, come ha detto Diana stessa, l'ironia serve a far emergere ancora di più la tragicità delle cose, è uno stile, sì, è uno stile particolare e crudele, quindi per tutti questi motivi, oltre al contenuto, insomma, dal punto di vista linguistico, cioè dal punto di vista, insomma, della traduzione in generale, la cosa per me più difficile è stato camminare in punta di piedi, entrare in questa storia con la paura di sbagliare, ma non l'aggettivo, la parola, la frase, cioè ci sono riferimenti culturali che spero di aver convogliato correttamente, perché non fanno parte del mio background culturale, quindi la responsabilità di restituire questa storia così forte, questi sentimenti così forti, questa ricerca così complessa nel modo, spero, migliore possibile. Dal punto di vista linguistico c'è la presenza appunto di tre accenti in casa, e quindi questo papà che non parla inglese da madrelingua, quindi non poteva certo essere appiattito in italiano, bisognava renderlo in qualche modo, non poteva scrivere lettere in perfetto italiano, e quindi questa dimensione linguistica andava restituita, e qualche riferimento culturale, perché la Nuova Zelanda per noi è abbastanza distante per certi aspetti, non solo geografici, quindi ecco, è ricco anche è un testo ricco anche da questo punto di vista. Però appunto poi c'è il discorso di alcuni documenti che lei ha trovato, cioè che Diana ha trovato negli archivi, sono scritti in inglese ma a volte sono tradotti dal polacco, a volte sono testimonianze raccolte dai sopravvissuti, e quindi non si sa bene questo inglese da dove venga, diciamo così, è un po' spurio, e allora in alcuni punti ho preferito chiedere conferma a lei sulla correttezza della mia interpretazione di queste testimonianze, ad esempio dello zio, per essere sicura che non, insomma, che stessi capendo bene che cosa fosse realmente successo. Però è soprattutto grazie alla disponibilità di Diana che siamo riusciti a venire a capo di diverse cose, perché non è sempre così, come sai bene, magari sicuramente meglio di me, non c'è sempre la possibilità di contattare direttamente l'autore per diversi motivi. Invece ecco, con Diana questi scambi ci hanno permesso di conoscerci e di creare un bellissimo rapporto, che poi è forse la ricompensa più grande della traduzione, insomma. So, Diana, I sum up a little bit. Of course, you know why I thought that your book could work for an Italian audience. And you know how we solved together all the difficulties I found during the translation process, of course, thanks to your help, and this allowed us to have a very beautiful relationship, to build a new a beautiful relationship, and walk this path together a little bit for a short.
Absolutely. It's been a privilege and a joy. Thanks. Volevo ringraziare. È un racconto avvincente, voglio leggerlo a più presto. È fantastica. Sì. Grazie a lei, perché speriamo davvero di essere riusciti a trasmettere un po' della... Sì, perfettamente, grazie, ancora sono toccata. Grazie. Messiana Carboni is very happy that we shared your story here, because she's very moved by what we said so far, and she definitely wants to read your book. Grazie. It makes me very, very happy. Very happy. Thank you. Aroha Nui from New Zealand. That means big love. Ah, okay. ha usato un'espressione della Nuova Zelanda per dire che vuole darci un grandissimo affetto, insomma, trasmetterci tutto il suo affetto. C'è qualche intervento? Forse Alfonso? Adesso il microfono. No. Allora. Gennaro. Non ci sono altri interventi, magari vogliamo chiudere. È stata una serata interessante, molto bella, una cosa completamente nuova, insomma, all'interno del caffè con l'arte, no? È stata, diciamo che la caratteristica di questo nostro contenitore è stata nel corso di questi mesi, da quando ho la istituita, Presidente, quello di offrire dei contenuti di volta in volta diversi, diciamo, però sempre, secondo me, sempre molto piacevoli innanzitutto, ma anche molto interessanti, sono dei belli approfondimenti. Diciamo, sono felicissimo questa sera di essere stato il tramite di un incontro così interessante, che di cui esito chiaramente ignoravo anche io, ed è stata, diciamo, un'esperienza bellissima. Io spero di aver fatto cosa gradita e di aver veicolato adeguatamente anche quest'opera, che vi garantisco merita, perché io ho avuto il privilegio di leggerla chiaramente. Il libro non è, insomma, adesso che comincia a essere distribuito, chiaramente me l'ha fornito Ilaria, e insomma l'ho trovato, cioè l'ho letto in un fiato, perché è una storia veramente, veramente molto, molto bella, ben narrata, diciamo avvincente veramente. Quindi spero di essere tramite, di, insomma, che anche agli altri soci piacerà. Dobbiamo leggerlo, visto che vale si trova già fermo, quindi lo acquisteremo senz'altro. Allora, ancora tante grazie a Diana, a Ilaria, a Gennaro e a tutti voi che siete stati qui vicini e avete partecipato, insomma, intensamente. È stato un momento molto intenso di compartecipazione. Grazie ancora. Grazie mille. Ciao. Thank you. Bye bye. Arrivederci.